Buongiorno e benvenuta di nuovo a Leonardo. No, questa è Leonarda, un'altra cosa. La prima mattina, vabbè, tanto questa la taglio, perciò non è un problema. Beh, visto che vuol dire saper registrare, è importante. Allora andiamo via di nuovo. Buongiorno da Gianluigi Radio Vacanze a Loredana Travel Partner World. Buongiorno, bentornato in trasmissione, come stai? Bene, grazie, buongiorno a tutti voi, buongiorno ancora. E questa inizia l'estate, ma noi parliamo anche di destinazioni, no, che si possono fare nel prossimo futuro, e quest'oggi, come promesso, parliamo di Indocina. Intanto cominciamo magari a geolocalizzarla, a far capire dov'è. Allora, certo, l'Indocina è un insieme di paesi interessanti, che praticamente rappresenta tutta la penisola collegata alla Thailandia, per cui Vietnam, Cambogia, Laos. Sono paesi interessantissimi e sono praticamente da qualche anno raggiungibili molto facilmente, perché i vettori aerei hanno creato dei collegamenti un pochino più diretti rispetto a prima, per cui si arriva direttamente a Saigon piuttosto che ad Hanoi, piuttosto che a Phnom Penh, che sono le città più importanti di queste aree. Certo. E devo dire che è prematuro parlarne, perché è una destinazione prettamente invernale, però non so se ai colleghi o agli ascoltatori che adesso ci stanno ascoltando capita di avere avuto questa esperienza. Anche l'estate, nonostante sia più piovosa e più calda, ha comunque un grosso numero di flussi di persone che si spostano, perché se si ha la possibilità di andare in vacanza soltanto in agosto, purtroppo si prende quel che si può. Certo, quindi Travel Partner ha un occhio speciale, particolare su questa destinazione, perché abbiamo una collega che si chiama Cetta, che è proprio cambogiana e che ha lavorato per 15 anni nell'ufficio del nostro corrispondente di Phnom Penh come responsabile delle prenotazioni, e adesso è qua in Italia, da Genova, e si occupa proprio del prodotto di queste destinazioni. Quindi possiamo dire che giochiamo in casa se avendo una sede in Italia. Ma esatto. Messo il puntino sulla I, perché è importante questo. Allora, intanto, se uno può decidere di partire e magari portarlo nella buona stagione loro, che è da ottobre in poi, novembre in poi, può comprare ora un biglietto per quelle date e comprarlo a un prezzo più conveniente, sicuramente, perché sappiamo che comprando i biglietti prima spesso si ha una tariffa migliore, sì. Perciò, e se lo può pianificare con più tempo, sì. Che non è poco. Ma di conseguenza hai detto anche una cosa molto interessante, che oggi è servita meglio. Una volta si passava via Mosca, era una cosa incredibile. Oggi invece, fortunatamente, già dall'Europa, ecco, magari si fa un salto via Istanbul e poi si prosegue. Anche ad esempio la Thai via Bangkok sempre, poi c'è anche la Qatar che opera su Phnom Penh, su Hanoi, cioè veramente i collegamenti sono ottimi, ma per migliorare il collegamento tra paese e paese, Travel Partner ha chiesto ai suoi collaboratori, cioè alle sue agenzie corrispondenti, di creare degli itinerari un po' particolari, soprattutto come collegamenti via terra, che sono molto interessanti, sono una cosa che stuzzica moltissimo, per cui è molto facile trovare sul portale degli itinerari che partono dal Vietnam, magari dal nord, da Hanoi, fanno un percorso che è quello classico della nostra città, più a Long Bay, che è una baia sorprendente, bellissima, dove si può dormire anche sulle giunche, che sono barche una volta molto easy, adesso invece sono anche 5 stelle lusso, quindi fare delle mini crociere di una o due notti nella baia, quindi svegliandosi in mezzo a questi fraglioni, che è veramente uno spettacolo incredibile. Si può fare un soggiorno un po' più ampio andando a vedere anche le etnie del nord del Vietnam, quindi a Sapa, e questa estensione si può fare o con dei treni diciamo così standard, o addirittura con un treno che è il Victoria, che parte da noi e in notturna arriva nell'area di Sapa, che è un treno, non definiamolo un Oriente Express, ma è un treno molto in stile particolare, quindi anche piacevole, quindi anche nei viaggi di notte si può abbinare. O poi scendendo verso Hue Danang si arriva, poi questi trasferimenti ovviamente sono in aerei, con aerei della Vietnam Airlines interni, si arriva a Saigon, e a Saigon si possono fare dei corsi diversi, cioè si può fare la sola città con l'escursione della città e QC, che sono i famosi sotterranei, cunicoli sotterranei, che hanno
dato tanto da fare agli americani, che sono sette piani, incredibile, un'escursione incredibile, si può fermarsi a Saigon e poi o andarsene in una destinazione mare della Thailandia, tornare a casa, insomma, aver già fatto, se uno vuole finire la sua vacanza con il suo Vietnam non c'è problema, oppure ci si può spostare nelle altre aree di Cina, di Laos e Cambogia, e in Cambogia anche via terra, quindi andando nel Mekong, facendo un pernottamento nel Mekong a Chau Dok e poi prendendo una barca che è un collegamento veloce tra quest'area, e che è l'area del Mekong, e Phnom Penh, che è la capitale della Cambogia. Percorso interessantissimo che consente di attraversare tutto il Mekong e quindi godere anche di questa esperienza che è unica, attraverso tutto quello che è la riva del fiume, quindi a destra e a sinistra non si fanno altro che così vedere la vita vera di queste persone che vivono in quest'area. Certo. E poi arrivando a Phnom Penh si può iniziare il percorso invece della Cambogia, che può essere di 5 notti, 6 notti, 7 notti, può essere semplicemente Phnom Penh, che è una città che ha un interesse non fortissimo, ma un interesse storico sorprendente, perché c'è il famoso lager, il museo di Pol Pot, che è una cosa raccapricciante, che è il famoso lager dove Pol Pot ha sterminato migliaia di persone, ed è veramente un'esperienza molto cruda. Sì. Io lo dico anche dopo Auschwitz, è veramente molto cruda. Certo. Dopo 2 giorni a Phnom Penh si può dirigere via terra o via Kom Pom Pon o via Battam Bang, che è un'area molto meno conosciuta ma interessantissima, dove si può fare un pernottamento, 2 pernottamenti, si attraversano risaie, si attraversa un paesaggio molto rurale della Cambogia. Possiamo e poi dire si che arriva, si vive il territorio un po', che però. Si vive il territorio, ma poi è una località molto, molto semplice, quindi non da grandi pretese, dove si può fare il giro in bicicletta tra le risaie, si può andare a visitare la casa molto meno turisticamente del solito, la casa degli abitanti di questi villaggi che ci sono galleggianti. Certo. E poi si può arrivare a Angkor, a Siem Reap, che è ovviamente il clou, è l'esplosione dell'archeologia dei templi di Angkor e Angkor Wat, che merita almeno una sosta di 2 giorni, 3 giorni anche, per visitare tutti questi magnifici templi, che sono tra i più belli del mondo, tra i più belli del mondo, sono veramente fantastici, ecco, di diversa natura, quindi meritano sicuramente una tappa di 3 o 4 giorni. E poi ci si può spostare in Laos, fare ancora un'estensione di 3 o 4 giorni e tornarsene a casa. Si può abbinare il mare, si può fare il tutto, cioè, si può sicuramente godere di queste aree. Ecco, esatto. Allora, sicuramente dopo questo piccolo intervallo musicale ritorniamo con la nostra amica Loredana per parlare appunto con The Laos e Thailandia. Ok. Eccoci di nuovo tornati insieme a Loredana qui su Radio Vacanze per parlare appunto dell'Indocina. Abbiamo parlato adesso del Vietnam, la Cambogia, adesso diamo un accenno a Laos e poi facciamo un salto in Thailandia. Sì, devo dire che il Laos appunto è raggiungibile, dimenticavo di dire che se uno avesse già fatto il Vietnam può fare semplicemente Cambogia e Laos, ovviamente, o può fare Vietnam e solo Laos, perché i collegamenti interni ormai sono appunto molto pratici. Il Laos merita un 5-6 notti, si può dedicare semplicemente un percorso più semplice, o si può ampliare facendo un pernottamento in più che consente di visitare al meglio. Devo dire che Angkor, che è l'exploit di questi siti, ruba un po' di spazio alle altre aree archeologiche, però nulla toglie la semplicità del laotiano, che è veramente interessante da visitare. Tu dicevi della Thailandia. La Thailandia è collegabile poi con questi voli da Prambanan, oppure se uno si ferma a Phnom Penh, da Siem Reap. Potete richiedere a Travel Partner e ai colleghi del reparto Oriente di fare anche, oltre ai numerosi tour che trovate sul portale, perché devo dire che abbiamo 4 fornitori locali, uno meglio dell'altro, diciamo così, che accontentano le varie fasce. Abbiamo anche la solidarietà tour privati a prezzi veramente convenienti.
ci sono dei sitting coach, quindi per chi non conosce il termine, sono dei tour in partenza a date fisse con minimo due garantiti, quindi sì, veramente grande scelta. Travel Partner offre veramente una grande scelta, però offre anche la possibilità di abbinare Bangkok con un percorso via terra su Battambang, o meglio di abbinare un percorso via terra di trasferimento Bangkok-Cambogia. Non è facile da trovare, no, questo, ci riusciamo solo perché c'è una collega, è di quell'area lì e quindi ha costretto i vari corrispondenti a inventare un trasferimento via terra da Bangkok al confine di Poi Phet, Cambogia, mettere nelle mani del fornitore cambogiano i passeggeri, quindi fare il trasbordo via terra e poi iniziare il tour della Cambogia da Battambang, che è proprio quest'area di cui vi parlavo, dove c'è un tempio e è l'area un pochino più rurale, meno conosciuta. Certo. Quindi interessante anche questo. Ovviamente la Thailandia, che è la destinazione più conosciuta della parte dell'Asia, diciamo così, dell'estremo oriente, consente innumerevoli possibilità, consente dei tour del nord, consente il mare di Phuket, Koh Samui, Bangkok stessa è veramente interessante, la patria dello shopping. Però se tu mi consenti, io devo fare un accenno ad un'altra area che è attinente, diciamo così, all'Indocina, che è la Birmania. La Birmania è questa bomboniera incredibile, che da qualche anno ha così aperto un po' di più le sue porte, ma conserva sempre questa misticità e questo fascino sicuramente ineguagliabili. Anche qua Travel Partner ha un fornitore straordinario di italiano che vive da 25 anni a Yangon e che dà la possibilità di perfezionare dei tour, quindi già sul portale trovate 7-8 tour già con la quotazione privata, sia sitting coach ma lo stesso tour partenza giornaliera con la quota privata, minimo 2, minimo 4, minimo 6, non assolutamente non è mai, perché non si trova mai. Quindi se avete due persone, un viaggio di nozze, che voleste partire in una data in cui non ci sono sitting coach, voi avete già il prezzo, potete già stabilire e fare un preventivo col vostro volo, certo, abbinando il tour. Ci sono dei tour di 7 notti, 8 notti. E poi c'è una cosa a cui tengo molto. Dimmi. Non si sa sicuramente, però non si puntualizza mai che c'è un'area, ovviamente nel periodo invernale godibile, della Birmania, che è una destinazione mare, che si chiama Angkali. Questa è un'area raggiungibile con un volo da Yangon oppure da una delle località del tour, diciamo così, da Mandalay piuttosto che Bagan, che è sul litorale antano proprio ed è straordinario. Ovviamente non dobbiamo ragionare su un mare maldiviano, ma ragioniamo su un mare di spiaggia, di sabbia lunghissima, dove ci sono strutture da 3 stelle e si arriva anche ai 5 stelle, e dove veramente in finale di un tour, anche di un viaggio di nozze, è possibile avere 3 o 4 giorni magnifici. Quindi ragazzi, tutti, colleghi, no? Ricordatevi di un abbinamento Birmania più mare, che è sicuramente interessante, da novembre a marzo, abbiamo gli altri periodi. Senti, non abbiamo, forse presi dalla cosa, parlato di cosa si può mangiare, diciamo, delle specialità? Di tutto, di più. ovviamente in alcune aree un pochino più speziate, in altre aree con un po' di attenzione al serpente, tipo il Vietnam, che spesso viene dato anche come bevanda, come la nostra grappa, mettono anziché la pera il serpente nella bottiglia e l'alcol. Ma insomma, bisogna essere disponibili ad assaggiare cibi diversi, perché in questo caso è facile che i cibi siano totalmente diversi. Però abbiamo un vantaggio in Indocina, che c'è il pane, ci sono le baguette, perché i francesi non avranno fatto altro, ma hanno lasciato questa eredità, e quindi si trovano le baguette, quindi si trova il pane. Però riso, carni, pesci, sicuramente... Molti non lo sanno, ma... E in quell'area ci sono stati molti combattimenti durante la Seconda Guerra Mondiale, perché quell'area appoggiava gli Stati Uniti contro il Giappone. Eccoli. Questa fa parte dello storico. Però è vero. Diciamo che come pagina storica tra Vietnam e Cambogia è tangibile ancora oggi, cioè dalla popolazione che è ancora meno amata, perché si vedono un sacco di persone che hanno problemi causati dalle mine antiuomo, che poi hanno fino a togliere ancora oggi in Cambogia. La povera Cambogia non c'entrava nulla, è stata massacrata in tutti i modi, e in finale poi da Pol Pot, ma
anche dai bombardamenti degli americani che sono arrivati in quest'area, che nulla c'entrava col Vietnam, ma purtroppo era veramente attigua, quindi è stata maltrattata. Dovremmo però prendere cibo, atto. Non preoccupatevi, perché sicuramente almeno il riso c'è, quindi siamo salvi. Le uniche bombe che facciamo scoppiare sono quelle dei prezzi bassi. Ma comunque è vero. Comunque Travel Pattern sicuramente può suggerire qual è anche l'itinerario invertibile nel modo giusto per poter utilizzare i voli, entrare in Vietnam e uscire in Cambogia, entrare in Thailandia e uscire in Vietnam. Cioè, sicuramente la programmazione Travel Pattern consiste di fare parecchie cose. Ricordatevi che la collega è cambogiana, quindi può darvi sicuramente delle informazioni tecniche e dettagliate di questa destinazione. Ricordiamo tutti che Travel Partner World è una piattaforma dedicata agli agenti di viaggio per far sì che poi la loro formazione favorisca la scelta dei clienti che entrano in agenzia e si siedono davanti al nostro naso, giusto? Esatto. No? Questa è la cosa più importante. La piattaforma non è una piattaforma di servizi ormai comuni come hotel semplicemente, ma anche proprio di itinerari di viaggio, di prodotto turistico, tour, escursioni, trasferimenti che fino ad oggi erano difficili da reperire online, prenotabili online. E soprattutto sapere che cosa si sta comprando, perché spesso e volentieri online le persone li comprano ma non sanno manco quello che hanno comprato. Lo vediamo con i biglietti, no? Quando entro in agenzia, ho comprato questo ma non so che ci devo fare. Come ho già detto le altre volte, il collega potrà essere certo di quello che vende perché vede online qual è il fornitore che sta utilizzando Travel Pattern. Quindi questo ha una garanzia agli agenti di viaggio, che possono dare a loro volta ai loro passeggeri. Senti, prima mi dicevi che chiaramente parti e vai in vacanza. Allora ti lascio dare a te l'appuntamento a quando puoi rientrare. Sì, va bene, non so, ci sentiremo, ma direi che possiamo fare verso fine giugno, primi di luglio, cosa dici? Noi saremo qui con la nostra trasmissione. Perfetto. Tu chiaramente, mi raccomando, divertiti, non vogliamo sapere dove vai. No, vado per lavoro, ma è lo stesso. Vediamo, okay. Vediamo quando torni, ci racconterai qualcosa. Perfetto. Di bello, sicuro. Allora, d'accordo. Un grazie a te, ciao, grazie e a tutti. Buon proseguimento e buona vacanza. Ciao. Grazie, arrivederci, ciao.